Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di Baofeng e del perché non sono di libero uso ma presentano delle restrizioni. Bentornati sul mio canale, spero che gli altri video vi siano piaciuti, spero di sì. Dunque, oggi voglio parlarvi brevemente dei Baofeng, queste radio che ormai si trovano anche dal prestinaio, scusate, questa è una parola dialettale, dice dal panettiere sotto casa. Sono radio di basso costo che appunto sono molto comode, anch'io ne ho un sacco perché le trovo comodissime per i servizi di radioassistenza piuttosto che. E appunto il basso prezzo fa sì che la diffusione sia stata molto, molto ampia. Il problema qual è? Il problema è che comunque non sono radio utilizzabili da chiunque, ovvero non sono radio che ad esempio, io compro e utilizzo così come sono, ci vado in giro, purtroppo no. Ho visto un sacco di tutorial, un sacco di recensioni e così, ma la maggior parte dimentica di dire che queste radio non sono di uso comune, non possono essere utilizzate da chiunque, non possono essere utilizzate in maniera così libera. Proprio perché hanno delle caratteristiche che fanno sì che non si possano utilizzare, ad esempio, sulle frequenze PMR, che comunque possono ricevere e trasmettere su frequenze delicate, diciamo, vedi banda aeronautica, vedi frequenze in uso a forze dell'ordine, frequenze in uso a vigilanze private. Diciamo che l'utilizzo senza sapere, senza avere qualsiasi tipo di nozione potrebbe essere pericoloso. Su tanti forum, anche su Facebook, così vedo tante persone che chiedono informazioni riguardo appunto l'utilizzo di queste radio, ma appunto la risposta classica è non sei radioamatore, quindi non la puoi utilizzare. Diciamo che è molto semplicistica come risposta, anch'io l'ho sempre data, lo ammetto, però appunto mi piaceva poter dare una risposta un po' più esauriente, ovvero sì, non sei radioamatore, non la puoi usare, ma ci sono delle leggi che lo dicono, dei decreti, dei regolamenti e così, quindi vi ho tolto la fatica di andare a cercarli e li ho cercati io per voi. Quindi adesso appunto vi faccio l'esempio delle situazioni classiche in cui vengono usati questi Baofeng in maniera scorretta e appunto vi faccio vedere le leggi e ve le commento di modo che appunto sia chiaro appunto in generale il perché non possono essere utilizzati liberamente. Ovviamente voglio che sia chiaro questo discorso, io non voglio fare il professore, come ho sempre già detto anche dall'inizio, questa non è una paternale, io non voglio fare il papà cattivo, è solo un modo per mettere in guardia le persone che utilizzano queste radio senza alcun tipo di nozione, e a cosa si può andare incontro. E soprattutto il fatto è che potrebbe essere pericoloso perché magari non rendendovi conto potreste andare a trasmettere su frequenze appunto diciamo sensibili, come dicevo prima appunto carabinieri, polizia, vigili del fuoco, bande aeronautiche, immaginate se non sapendo dov'è la banda aeronautica andate a trasmettere appunto sulla stessa frequenza della torre di controllo di Linate, uno dice sì, sono giocattoli, cosa vuoi che succeda? Non è esattamente così, perché la radiofrequenza va ben oltre le nostre aspettative in certi casi, quindi il rischio di andare a rompere le scatole nei posti sbagliati è abbastanza alto. Allora, primo capitolo, detenzione, ovvero la vendita di queste radio è libera, così come la detenzione. Io ho fatto 2 giorni a cercare,
cercare leggi, cercare qualsiasi cosa che dicesse che è vietato il trasporto, l'utilizzo, cioè, no, scusate, il trasporto, la detenzione di questo tipo di radio, ma non ho trovato nulla. Non ho la certezza che non sia vietato, ma seguendo l'assioma, ciò che non è vietato è consentito, in teoria io penso che la detenzione non sia reato, non sia appunto perseguibile. Ripeto, non ne ho la certezza, ho fatto un sacco di ricerche, addirittura sono andato a cercare sul codice penale, ma non c'è menzione appunto sulla detenzione di ricetrasmittenti senza avere patenti. Okay. Ho trovato un'interrogazione parlamentare del 1992 in cui si dichiarava che il trasporto la detenzione di ricetrasmittenti è vietata. Ma non ho trovato menzione di nessun tipo di legge, quindi in teoria, non lo so, secondo me, se voi ve la comprate e ve la tenete in tasca, tecnicamente non potrebbe dirvi niente nessuno. È anche vero che se vi ferma una pattuglia, se vi ferma qualcuno, appunto, o siete in giro con la radio addosso, giustamente io fossi in un poliziotto vi farei la domanda, ma cosa devi farci con questa radio? E poi sta a voi rispondere, bisogna vedere se la risposta soddisfa chi vi ha fatto la domanda, perché comunque se non c'è una motivazione plausibile, ad esempio io se dovesse fermarmi una pattuglia con in tasca il Baofeng, io gli dico guardi, sono un radioamatore, esibisco patente e licenza e così e io sono perfettamente in regola. Quindi, ripeto, la detenzione non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Però ripeto che non dovrebbe, non ne ho la certezza, non ho trovato leggi, ma non è detto che non lo sia. Quindi io non essendo un avvocato o comunque non avendo studiato diritto non posso avere la certezza di questo. Secondo argomento, radioascolto. È capitato spesso che qualcuno mi dicesse, guarda, io ho comprato il Baofeng, ma faccio solo ascolto, non premo il pulsante per trasmettere, faccio solo ascolto. Allora, tecnicamente anche lì sulla normativa per gli SVL, comunque per il radioascolto, non c'è scritto da nessuna parte che per fare radioascolto si debba avere per forza uno scanner. Anche lì non ho trovato nulla a riguardo. Quindi, in teoria, il radioascolto col Baofeng potrebbe essere lecito, ma vi leggo la normativa che ho trovato a riguardo. Eccolo qua, questo è il decreto legislativo del 1 agosto 2003 numero 259, codice delle comunicazioni elettroniche. Questa è la parte appunto che, come si dice, legifera su noi radioamatori. Vabbè, senza star qui a leggere tutto, rete e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, capitolo settimo, radioamatori, articolo 134, attività di radioamatore. La prima parte è la spiegazione, ovvero l'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, eccetera, eccetera. Vi faccio notare la parte finale, le ultime due righe, il punto 4. È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se voi avete in tasca il Baofeng e ascoltate appunto le bande che si possono ricevere col Baofeng appunto a livello radioamatoriale, ovvero i 2 metri e 70 centimetri, 144 e 430, in teoria non c'è, cioè è lecito, ma potete ricevere solo quello. Io ho visto gente che si è memorizzata le frequenze dei carabinieri, le frequenze dei vigili del fuoco e quello, ragazzi, a parte sinceramente non capisco l'interesse per queste frequenze, non l'ho mai capito, non lo so. Se qualcuno me lo vuole spiegare, sono ben felice di ascoltare. Comunque, il discorso è che no, l'ascolto, se non sulle gamme radioamatoriali, è vietato di qualsiasi tipo di altra frequenza. Appunto frequenze di uso pubblico, frequenze civili, banda aeronautica, il resto è vietato. Quindi se dovesse capitare un controllo e vi trova con il Baofeng sintonizzato sulla frequenza dei carabinieri, dico io, di Milano, prima di tutto c'è il sequestro dell'apparato
E poi appunto dovete dare spiegazione del perché stavate ascoltando le frequenze dei carabinieri piuttosto che. Addirittura leggevo di gente che aveva citato l'antimafia, nel senso che potrebbe rientrare appunto in quel tipo di cose. Appunto, potreste essere una persona che sta ascoltando i carabinieri per passare informazioni al mafioso di turno piuttosto che per farla semplice. Quindi, appunto, l'ascolto è consentito solo e esclusivamente sulle bande radioamatoriali, ovvero VHF o HF radioamatoriale 144 e 430 MHz. Terzo argomento, PMR. È capitato che mi dicessero: ma Luca, ma io ho preso il Baufin, ho salvato le frequenze del PMR e sto lì e non disturbo nessuno. Sì, ok, però anche lì c'è un perché, appunto del fatto che i Baufin non possono essere utilizzati in PMR. Infatti vado a leggervi quello che è il piano di ripartizione delle frequenze, ovvero quella legge, quel insieme di leggi che regolamenta l'utilizzo dei PMR, ovvero Private Mobile Radio, adesso l'acronimo dovrebbe essere quello, comunque sono quelle radio che si trovano anche al Decathlon, che addirittura si trovano in qualche supermercato, quelle sono di libero utilizzo, ma presentano delle caratteristiche. Vi vado a leggere quali. Eccoci qua. Decreto 5 ottobre 2018, piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz. Questa è la no nota numero 101C. Le bande di frequenze 446, 4461 MHz e 4461-4462 MHz sono anche attribuite al servizio mobile terrestre e rispettivamente designate in accordo con le decisioni CEPT, ERC, DEC 98, eccetera, 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 per essere impiegate ad uso collettivo da apparati portatili con antenna incorporata denominate rispettivamente PMR 446 e PMR 446 digitale per comunicazioni vocali a breve distanza. La larghezza di banda del canale è di 12,5 kHz. Nel caso dei PMR digitali è anche permessa la larghezza di 6,25 kHz e la massima potenza equivalente irradiata è di 500 mW. Beh, il resto, tali applicazioni rientrano al regime di libero uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, emanato con decreto, insomma, tutto il resto, vabbè, appunto vi ho riportato uno stralcio. Cosa vuol dire questo? Vi faccio notare bene due cose. Numero uno, antenna incorporata, ovvero vi faccio vedere, ho messo qua due PMR di quelli che definiscono omologati, e vi faccio vedere questa cosa. Come potete vedere su questa radio, l'antenna è fissa, non si può rimuovere, non c'è modo di staccarla ed è fissa. Anche su questo è un altro, è uno Zodiac. Anche su questo vedete, questo è un po' più vecchiotto, anche se comunque non sembra, l'antenna non è rimovibile, non si può staccare, non si svita, non si può in alcun modo, a meno che di non spaccarlo o modificarlo, non si può rimuovere. A differenza di, ho messo qua un po' di Baufeng, a differenza dei Baufeng. Baufeng, la cosa più semplice è questa, ovvero l'antenna si svita e si tira via. Cosa vuol dire? Che io posso tranquillamente sostituire questa antenna con una più performante, con un altro tipo, cosa vietata appunto dal piano di ripartizione delle frequenze. Stessa cosa vale appunto per gli altri modelli, ad esempio tanti usano anche questo, il BFF 88, adesso non mi ricordo di preciso il modello che è. Anche questo, come vedete, ha l'antenna che è staccabile, si svita e si tira via e si può sostituire. Un'altra cosa basilare qual è? La potenza irradiata, ovvero questi PMR che sono omologati irradiano al massimo 500 milliwatt, ovvero 0,5 watt, cosa che i Baufeng invece non fanno. Il Baufeng, qualsiasi sia, qualsiasi modello, quello più scarso in bassa potenza eroga come minimo 2 watt e mezzo. Cosa vuol dire? Che siete di 5 volte fuori dalla potenza massima prevista appunto dal piano di ripartizione delle frequenze. Questo è in breve il perché i Baufeng non possono essere utilizzati in PMR. Voi giustamente direte: sì, ma cosa vuoi che cambi? Che
Cambia perché comunque se è stato deciso che su quella banda di frequenze, su quella gamma di frequenze bisogna utilizzare al massimo 500 mHz, ci sarà un motivo. Il rischio è appunto di andare a disturbare altre utenze, appunto altre frequenze, perché come dicevo prima, uno può non crederci, ma la radiofrequenza viaggia e viaggia anche tanto. Quarto punto, protezione civile. Molto spesso è capitato di sentire amici in protezione civile che mi dicono: beh, ma noi abbiamo comprato i Baofeng, costano niente e gli abbiamo salvato le frequenze del nostro ponte radio. Beh, ok, ci sta, in realtà no, perché anche lì ci sono due tipi diversi di, come dire, di regolamenti che prevedono che le radio in uso alla protezione civile sulle frequenze assegnate alla protezione civile abbiano certe caratteristiche. Vi leggo la prima, è una cosa un po' da interpretare, ma c'è scritto chiaramente il perché non si possono usare i Baofeng in protezione civile sulle frequenze VHF assegnate. Qui devo ringraziare il mitico Tino IK2XH che è più ferrato di me in materia e appunto mi ha dato una mano. Vado a leggervelo. Sempre dal codice delle comunicazioni elettroniche, impianti radioelettrici, disposizione di carattere generale. Articolo 161, norme tecniche per gli impianti. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli impianti che appunto vengono installati e eserciti dalla Protezione Civile, questo riguarda anche le radio portatili, perché anche le radio portatili fanno parte degli impianti. Infatti, nel momento in cui vengono appunto installati degli impianti, vengono fatte come adesso non mi viene il termine, comunque bisogna fare un prospetto di quello che verrà installato, e comunque deve essere approvato. E ripeto, anche le radio portatili fanno parte dell'impianto. Quindi, cosa vuol dire? Che i Baofeng non rispettano assolutamente le vigenti norme di cui vi parlavo prima. Non hanno passato nessun test, non sono stati testati in alcun modo e nessuno è in grado di erogare un'omologazione per questo tipo di radio. Sempre per la protezione civile c'è anche un altro regolamento che legifera appunto su questo tipo di radio. Vado a leggervelo. Questo è l'allegato tecnico per le reti radio e di terminale di protezione civile. Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Gazzetta Ufficiale numero 194 del 22 agosto 2011. Allora, normativa e altre prescrizioni. Le reti radio devono utilizzare le coppie di frequenze VHF rese disponibili dal protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico. Ve la faccio breve. Dipartimento per le questioni. In osservanza del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, quello di cui vi parlavo prima, di cui al decreto 8 luglio 2002 del Ministero delle Comunicazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e successive modifiche. Tutte le apparecchiature radio e le apparecchiature elettriche devono essere certificate CE e seguire tutte le disposizioni e i requisiti previsti dalla norma vigente, tra cui in particolare entra il decreto legislativo 09 maggio 2001, numero 269, attuativo della direttiva 1999, eccetera. Le caratteristiche delle apparecchiature radioelettriche devono essere conformi alle prescrizioni e alle normative nazionali vigenti ed in particolare corrispondere, ove applicabili, alle prestazioni tecniche contenute nelle norme specifiche di riferimento indicate di seguito. Beh, poi di seguito, come potete vedere, ci sono tutte le norme di riferimento per quanto riguarda le emissioni. Adesso non sto qui a leggervele tutte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sì, tanti dicono, ma ci siamo fatti fare il preventivo per i Motorola, ad esempio, e costano veramente tanto. Sì, ma perché costano veramente tanto? A parte che
oggettivamente anch'io per lavoro uso, ho usato Motorola, adesso uso Itera, sono veramente indistruttibili, quindi per l'utilizzo che ne può fare un operatore di protezione civile, appunto magari in una situazione di reale necessità, avere una radio che anche se gli passi sopra col muletto, cosa che ho fatto, che è capitata a me, non si rompe, può essere utile. Ma al di là di ciò c'è proprio il fatto che queste radio, i Motorola, gli Itera, gli Icom, gli Aeso, quelli che appunto sono diciamo omologati per questo tipo di utilizzo e possono essere denunciati per, appunto per, come facenti parte della rete di protezione civile, hanno passato dei test, sono stati testati, sono stati controllati dagli enti preposti. Per far sì che appunto siano utilizzabili senza rischiare di addurre interferenze, senza rischi da parte dell'operatore e tutto quello che ne consegue. Quindi, appunto, tutte caratteristiche che i Baofeng non hanno. I Baofeng non sono stati testati da nessuno, non sono stati controllati da nessuno e non sono omologabili come facenti parte della rete di protezione civile. Non hanno marcatura CE, non hanno dei test di emissione, non hanno nulla di questo. Perché? Perché sono apparati prima di tutto di basso costo e poi pensati appunto per un utilizzo radioamatoriale dove non c'è questo tipo di restrizione. Ultimo punto, ovvero cosa succede se venite pescati a utilizzare un Baofeng senza nessun tipo di autorizzazione o su frequenze che non vi competono? Vado a leggere. Torniamo sempre sul decreto legislativo del 1 agosto 2003, codice delle comunicazioni elettroniche. Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, disposizioni generali. Articolo 102, violazione degli obblighi, scusate, sono un po' dislessico. Punto 1. Chiunque installa o esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Punto numero 2. Chiunque installa o esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato senza aver conseguito l'autorizzazione generale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Il trasgressore è tenuto in ogni caso al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Allora, letta così uno dice: ma io non ho installato nessun tipo di impianto. Vi ricordo che comunque anche l'utilizzo di una radio portatile equivale ad aver installato un impianto, ovvero state utilizzando un impianto radioelettrico senza l'autorizzazione generale. Nessuno ha rilasciato per voi un'autorizzazione generale, nessuno vi ha autorizzato a trasmettere su certe frequenze, quindi siete passibili appunto di queste sanzioni. Sono alte, ma ripeto che è molto molto facile rischiare di andare a disturbare servizi che non vi competono. È molto molto rischioso. Detto ciò, mi preme fare una precisazione. Comunque, non è che non vorrei passasse il messaggio che ah, io sono radioamatore, ho il Baofeng e faccio quello che voglio. Tutto quello che vi ho detto che è vietato fare è vietato anche per i radioamatori. Il radioamatore può utilizzare la radio Baofeng piuttosto che qualsiasi altro tipo di radio cinese che vi venga in mente. Può utilizzarla solo esclusivamente sulle bande radioamatoriali, cioè io non posso utilizzare, io in quanto radioamatore, non posso utilizzare il Baofeng sui PMR perché anch'io incapperei in un illecito. Comunque io l'unica cosa che posso fare con il mio Baofeng è salvarmi i conti radioamatoriali, trasmettere in simplex, fare la chiacchierata con l'amico di nozioni tecniche su una frequenza in uso ai radioamatori. Comunque anche i radioamatori devono sottostare a certe regole. Non è che io ho visto tanti prendere la patente da radioamatore per poter tenere in tasca il Baofeng e poi utilizzarlo per i più svariati usi. Comunque è vietato, vietato anche ai radioamatori. Il radioamatore non è un super partes, non è Dio in terra che può fare quello che vuole. No, assolutamente no. Infatti sul
codice delle comunicazioni elettroniche, c'è un capitolo solo esclusivamente dedicato ai radiomotori che regolamenta quello che noi possiamo e non possiamo fare. Vorrei che fosse chiaro questo. Detto ciò, il video è finito. Spero di aver fugato un po' di dubbi. Più che altro mi premeva appunto ampliare un po' la classica risposta: non sei radiomotore, non lo puoi usare. Effettivamente è così. Se non si è radioamatori, il Baofeng non lo si può utilizzare. Il Baofeng, qualsiasi radio cinese vi venga in mente, ribadisco, tutti quelli che si trovano al di sotto dei 30 euro su eBay, su Amazon, piuttosto che sulle varie piattaforme. Spero di essere stato chiaro. Ripeto che il messaggio non vuole essere una paternale, non vuole essere non voglio spaventarvi. Voglio solo fare chiarezza appunto su questa domanda che mi pare che in tanti si facciano. Tanti non se la fanno, se ne fregano, però ragazzi, la legge non ammette ignoranza, quindi varrebbe la pena magari informarsi un attimo prima. Tutto ciò appunto è atto a ampliare un po' la risposta, a spiegare con le leggi perché non si può utilizzare il Baofeng come si vuole e appunto spero di aver fugato qualche dubbio. Come sempre, per domande, consigli, critiche, se volete incazzarvi con me perché vi ho spiegato che non si può usare il Baofeng, scrivete sotto, poi i commenti cattivi li eliminiamo, fa niente. Spero vi sia piaciuto, che vi abbia dato una mano e come sempre mettete like, iscrivetevi al canale, scrivetemi se avete dubbi, datemi qualche consiglio se volete vedere qualche video un po' che può piacervi. Detto ciò, grazie mille per la visione. Ciao a tutti e alla prossima da India Unifor 2 India Kilo Eco QRT.